Mister Lorenzo Stranges, un'analisi di questa partita, mister. Partita con una partita sentita, forse i ragazzi hanno sentito la posta in palio ancora più importante di quanto in realtà lo fosse, visto che siamo alla settima giornata, però c'era un nervosismo da parte di tutti che non ha permesso un po' la serenità di gioco solita anche nel San Biase. Poi da noi sull'espulsione di Bernardi, che non ho capito sinceramente perché, non ho capito cosa fosse successo, poi là dovevamo avere più tranquillità nel girare palla, però l'assenza di Piromallo in questa è stata determinante. Il nostro centrocampista di qualità, avevamo poca qualità là, e abbiamo fatto tutte le scelte sbagliate. La situazione, diciamo, dove si è capito di più è stato quel 6 contro 1 finale là, che basta un passaggio fatto bene nel gol. Invece abbiamo completamente sbagliato le scelte e non siamo riusciti a vincere la partita. Niente, sono appena uscito dagli spogliatoi e ho fatto i complimenti ai ragazzi, perché venire qui e giocare la partita che abbiamo fatto, interpretarla nel migliore dei modi, non è mai facile. Poi la cosa che mi ha fatto più piacere è quella che, quando siamo rimasti in 10, comunque siamo stati sempre noi a fare la partita e a subire poco o nulla da parte della squadra avversaria, che reputo per organico e per la rosa ampia che ha, credo la più completa del campionato. Sul gol vi siete fatto una concessione, perché un sospetto fuori gioco, un qualcosa che è successo? Ti chiedevano tu, vuoi dire? Le scelte arbitrali io non le commenterò mai, perché comunque il guardalinee, l'arbitro sbaglia come può sbagliare un giocatore, quindi ci sta, se c'è stato l'errore ci può stare. Per Inter forse Città di Maida, per domenica gol, direttore. Il gioco è stato sicuramente più superiore a quello del Morrone. Allora, abbiamo fatto una grandissima partita contro una grandissima squadra. Ragazzi, non possiamo recriminare niente, anzi, secondo me abbiamo creato molto di più, e c'è da dire che abbiamo giocato 40 minuti in 10, senza subire alcun tiro in porta, e la cosa che mi dispiace è il fatto di come è scaturita l'espulsione, perché su un rigore clamoroso, parli di Bernardi. Sì, su un rigore clamoroso non concesso, il capitano ha protestato sbagliando, ma è stato espulso secondo me un po' troppo frettolosamente dall'arbitro, però va bene, andiamo avanti, abbiamo superato una tappa difficile, speriamo di continuare ancora.